Il premier britannico David Cameron, sempre più nella tempesta per i cosiddetti Panama Papers, si è risolto a chiedere scusa, ma nel primo commento pubblico dopo lo scoppio dello scandalo si è ben guardato dal mettere sul tavolo le proprie dimissioni, come ha fatto ad esempio il collega islandese, visto poi che l'opposizione laburista non gliele ha neppure chieste. In uno stile molto british, il premier spera di cavarsela con una battuta. Well, it's not been a great week. Non è stata una gran settimana, avrei dovuto e potuto gestire meglio tutta la vicenda, ma ho imparato la lezione e non date la colpa a qualche anonimo consigliere di Downing Street. La colpa è mia. Don't blame number 10 Downing Street or nameless advisors, blame me. Tutto nasce dal fondo di proprietà di suo padre Ian. Cameron ha ammesso di aver beneficiato degli investimenti offshore che proponeva, come dimostrano le carte fatte filtrare dalla Mossack Fonseca di Panama. Cameron ha assicurato che d'ora in poi pubblicherà la propria dichiarazione dei redditi, ma intanto le manifestazioni contro di lui si moltiplicano e si avvicina il primo test elettorale con il voto locale in Inghilterra.